Agenzia 9 Colonne e ho avuto l'onore di essere coinvolta nella presentazione di questo meraviglioso libro, che è un'operazione da certosino, meravigliosa, che testimonia il lavoro degli italiani, ma soprattutto è testimone di un rapporto importante che c'è tra la Repubblica Dominicana e l'Italia. Lascio immediatamente la parola per i saluti al senatore Francesco Giacobbe, che mi alzi o... Ok. Eletto nella circoscrizione tra Africa, Asia, Oceania e Antartide, che ci aprirà i lavori. Ovviamente la mia presenza qui significa che spostiamo la Repubblica Dominicana verso la zona australe, quasi, anyway. Benvenuti, benvenuti al Senato, benvenuti al segretario culturale dell'ILA, Jamie Nualart, ambasciatore Tejada, benvenuto al Senato della Repubblica, è un onore averla qui con noi. Collega Fabio Porta, do un benvenuto due volte, uno per essere membro del Senato da qualche mese a questa parte e il secondo per essere oggi la persona che ci rappresenta in quella parte del mondo, quindi benvenuto. L'onorevole Fuxia Nissoli ci accomuna il fatto che siamo in Parlamento più o meno dello stesso tempo, veniamo da due continenti diversi, ambedue di origine inglese. Benvenuta alla dottoressa Yolanda Di Stasio. Ovviamente grazie Isabella per il grande lavoro che fai, ma maggiormente benvenuto all'ambasciatore Canepari per averci dato e darci la possibilità e l'opportunità di discutere del suo bellissimo libro. Ecco, il mio saluto io forse lo vorrei riassumere, se mi permettete, leggendovi non 10 pagine ma solamente qualche rigo del breve passaggio della prefazione dell'ambasciatore Canepari. Lui scrive nella prefazione al libro: mi sono reso conto che la comunità italiana in Repubblica Dominicana era effettivamente stata fondamentale per la vita, la storia e il carattere nazionale del paese. Mi era chiaro che la comunità italiana aveva plasmato alcuni dei caratteri identitari del paese partecipando alla costruzione delle architetture politiche, sociali, economiche e culturali che avevano contribuito alla costruzione della Repubblica Dominicana attuale. E a questo punto mi sono chiesto: ma sta parlando della Repubblica Dominicana o sta parlando dell'Australia, che è il paese dove vivo dal 1982? E se guardo la storia delle comunità italiane nel mondo, forse sta parlando del Brasile, dell'Argentina o degli Stati Uniti, perché per chi come noi vive all'estero, questo passaggio mi fa rivivere un tratto comune di tutte le comunità italiane nel mondo. Possiamo dircelo senza pensarci due volte: gli italiani, e qui non voglio peccare di immodestia, siamo bravi ad appassionarci alle cose che facciamo, ci distinguiamo nel mondo per contributi di alta qualità a quello che facciamo. L'esperienza che deriva da secoli di storia ci permette di eccellere in tutti i settori, dall'economia allo sport, dalla cultura alle attività produttive e ricreative. Abbiamo la capacità di appassionarci a quello che facciamo e portare fino a piena realizzazione i nostri progetti. Io in genere dico che gli italiani siamo testa dura, perché riusciamo a prendere un impegno e portarlo fino in fondo. Più di tutto però è la nostra abilità ad innovare, che deriva da secoli di cercare di fare le cose al meglio, che ci permette di adattarci a situazioni nuove e a volte sconosciute. Ecco, queste qualità secondo me vengono riassunte nel passaggio dell'ambasciatore Canepari al suo libro. Queste qualità le abbiamo portate in giro per il mondo. Nei nostri paesi adottivi ci siamo integrati, abbiamo creato le condizioni per assicurarci un futuro migliore per noi e per i nostri figli, e maggiormente abbiamo, con altruismo e lealtà, contribuito a costruire una società migliore nei nostri paesi adottivi. Portiamo in questi paesi il meglio che possiamo offrire dall'Italia e come italiani. La prova è, come ci dice l'ambasciatore Canepari, di essere riusciti a contribuire a plasmare i caratteri identitari dei paesi dove viviamo. In altre parole, siamo stati in grado di fare sì che il vivere all'italiana diventi parte dello stile di vita delle società e dei paesi in cui viviamo. Ed è anche da qui, e questo è un passaggio molto importante e delicato che dovremmo capire in Italia, e purtroppo i miei colleghi non riescono a capire, sono 9 anni che predico ma non riescono a capire, perché è da qui che scaturisce
il grande contributo degli italiani nel mondo per la promozione del Made in Italy e per il sistema e per la promozione del sistema Italia, il grande contributo che hanno dato in tutto il mondo. Permettetemi quindi di concludere affermando che la struttura del libro dell'ambasciatore Canepari, mi permetta dire ambasciatore, si possa adattare a tutti i paesi che gli italiani nel mondo hanno scelto come paese adottivo. Grazie quindi ambasciatore per farci conoscere meglio il contributo degli italiani alla Repubblica Dominicana e per averci permesso oggi di riflettere sul grande ruolo delle comunità italiane nel mondo, nei loro paesi adottivi e nelle relazioni di quella che rimane, anche se siamo terza, quarta, quinta generazione, la nostra madre patria. Grazie. Grazie. Grazie senatore, e diamo la parola all'ambasciatore Nuvolat in rappresentanza dell'ILA. Grazie, grazie. C'è un rapporto stretto tra i rappresentanti degli italiani all'estero e l'ILA, il cui segretario generale è Antonella Cavallari, che viene da un'esperienza nel Ministero degli Esteri e conosce perfettamente sia il lavoro che si fa nelle ambasciate, nei consolati, sia quello che si fa in Italia per la rete, ma soprattutto il lavoro importante che gli ambasciatori svolgono per rafforzare i rapporti. Prego, grazie. Grazie. Gentili senatori, onorevoli, eccellenze, ambasciatori, signore e signori, a nome dell'ILA, che è l'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, e della nostro segretario generale Antonella Cavallari, vorrei ringraziare l'ambasciatore Andrea Canepari per aver invitato la nostra organizzazione internazionale ad accompagnarlo nuovamente nell'opera di divulgazione del suo progetto editoriale. Nel 2021 l'ILA ha avuto l'onore di organizzare la presentazione dell'eredità italiana in Repubblica Dominicana insieme alle ambasciate della Repubblica Dominicana in Italia e d'Italia a Santo Domingo. È stata un'esperienza molto significativa. In primo luogo perché è stata la prima di una lunga serie di iniziative culturali che l'ILA ha potuto organizzare a distanza grazie alle nuove tecnologie. In secondo luogo perché è stata impreziosita da autorevoli interventi e contributi italiani e dominicani come Antonella Cavallari, la nostra segretario generale, e Sua Eccellenza Raquel Peña, vicepresidente della Repubblica Dominicana, Sua Eccellenza Roberto Álvarez, ministro degli esteri della Repubblica Dominicana, Sua Eccellenza l'ambasciatore Raful, che ci accompagna oggi, e Sua Eccellenza Carmen Heredia, ministro della Cultura della Repubblica Dominicana, l'onorevole Yolanda Di Stasio, sezione bilaterale dell'amicizia Unione Interparlamentare Repubblica Dominicana e Haiti, l'onorevole Milton Ray Guevara, presidente della Corte Costituzionale della Repubblica Dominicana, Carlos Luciano Diaz Morfa, ministro della Difesa della Repubblica Dominicana, il consigliere Marco Giomini, capo ufficio presso il Ministero degli Esteri per Messico, America Centrale e il Caraibi, Victor Ito Bisonò, ministro dell'Industria, Commercio e MIPIMES della Repubblica Dominicana, Celso Marrazzini, presidente della Camera di Commercio Dominico-Italiana, Frank Rainieri, vicepresidente della Camera di Commercio Dominico-Italiana e fondatore e presidente del gruppo Punta Cana. Chiedo scusa per questo lungo elenco di altissime personalità, ma questo mette di rilievo la importanza di questo libro, di questo contributo dell'ambasciatore al più alto livello, dal vicepresidente della Repubblica Dominicana, ministri, imprenditori, funzionari italiani, tutto hanno elogiato, parlato molto positivamente di questa contribuzione. La presentazione si è tenuta nell'ambito dell'anteprima dell'omonima mostra del fotografo italiano Andrea Vierucci, ospitata anche in questa in nostra sede della ILA in Parioli. Ancora una volta mi piace sottolineare come il volume in cui l'ambasciatore Canepari ha riunito ricerche, saggi e contributi di un nutrito gruppo di storici, esperti, artisti, politici ed impresari,
rappresenti una rassegna straordinaria che mette in evidenza i valori di amicizia, cooperazione e rispetto reciproco nel costruire relazioni tra i popoli. L'ambasciatore Canepari in Repubblica Dominicana non è stato solo l'ambasciatore che ha fatto un lavoro di carattere politico, di promozione economica, commerciale, anche culturale. Lui ha impresso questa attività di ricercatore, di archeologo, dice lui, delle origini della presenza italiana in Repubblica Dominicana. E è riuscito a raccogliere 46 saggi delle più diverse personalità. Questo mette in rilievo non solo l'importanza della presenza d'Italia in Repubblica Dominicana, ma, come diceva l'onorevole, in tutte le Americhe. Dal 500 ad oggi la presenza e il contributo degli ingegneri, architetti, filosofi, politici, artisti, musicisti italiani in America Latina è una costante, e quindi il lavoro che ha fatto l'ambasciatore Canepari è veramente molto meritevole, perché mette di rilievo questa enorme, valiosissima contribuzione. Complimenti, ambasciatore, e grazie. Grazie a lei. Diamo la parola all'ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, Tony Raful Tejada. Grazie, ambasciatore. Grazie. Buongiorno, saludo a todos aquí presentes, a todas las distinguidas excelencias que presiden este acto. Saludo también entre todos ustedes al actual embajador de Italia en República Dominicana, Estefan Queirolo, y a todos los demás. Voy a pronunciar este discurso en idioma italiano, así que me excusan cualquier cosa porque estoy en aprendizaje del idioma. Un saluto alle autorità presenti, agli organizzatori, e un saluto molto speciale al nostro caro amico consigliere Andrea Canepari, ex ambasciatore italiano in Repubblica Dominicana. La cultura dei popoli è un miscuglio di immagini e testimonianze, malta viva di fenomeni e esperienze storiche, dove batte lo svipolo delle società, la mobilità materiale del fenomeno sociale, la costruzione di concetti, l'esercizio della parola che si materializza nel calore delle influenze materiali e ideologiche. Quando si parla di eredità italiana nella Repubblica Dominicana, ci si riferisce a una presenza sostenuta e episodi nelle congiunture, negli stretti legami, nei momenti rilevanti della definizione dell'essere nazionale, presenza che si sente nei prolegomeni del periodo coloniale. Questo lavoro, l'eredità italiana nella Repubblica Dominicana, e il lavoro metodico e puntuale di valorizzazione, coordinamento e contributi di un ambasciatore, Andrea Canepari, che ha fatto della sua presenza diplomatica a Santo Domingo un'articolazione integrante dell'indagine sui dati storici, una ricreazione episodica della diversità degli elementi culturali nodali, associazione tellurica e intellettuale della presenza italiana nella storia della Repubblica Dominicana. Mesa, Isola, Cebrila, come promontorio di apporti e di generosa fioritura negli ambiti produttivi della vita materiale e spirituale, che integra varie attribuzioni, tutte determinanti e permanenti nel suo destino.
come fatto rilevante e imprevisto nell'ambito delle norme di gestazione delle nazionalità. Possiamo citare che nel battesimo di fuoco dell'indipendenza dominicana, un memorabile italiano, Giovanni Battista Cambiaso, partecipò efficacemente alla battaglia marittima che consolidò la nostra indipendenza, insieme a dominicani pionieri della nascente Marina Dominicana. In quel periodo storico della prima metà dell'Ottocento, in cui la parte orientale dell'isola rivendicava le proprietà radice identitaria con gli elementi distintivi della comunità. Questo grande sforzo, senza precedenti immediati nella cronaca storica dell'isola di Santo Domingo, nella costruzione sociale e fedele di tutto il conglomerato umano e ideologico, dagli inizi coloniali e dell'impronta chiamata a forgiare l'identità politica di nazionalità dominicana. Nel Ottocento fino ai giorni nostri sono raccolti in questa monumentale opera che raccoglie e arricchisce sostanzialmente André Canepari. Un ambasciatore rappresenta un universo di idee e una costellazione storica di legami. Se, come nel caso dell'ambasciatore Andrea Canepari, si identifica con la storia e si attiva come ha fatto durante il suo soggiorno a Santo Domingo per promuovere l'amicizia tra i popoli, tra Italia e Repubblica Dominicana, nell'aprire le porte degli investimenti nelle aree produttive dell'economia, rafforzando i legami tra i nostri popoli verso il progresso e la solidarietà. L'ambasciatore Canepari ha contribuito a consolidare la Camera di Commercio Dominico-Italiana, favorendo la partecipazione di grandi imprenditori e industriali di origine italiana che insieme ai dominicani marciano insieme nelle aree di collaborazione produttiva per i nostri paesi. Concludo le mie parole citando il presidente costituzionale della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, il quale, scrivendo la prefazione a questa opera di Andrea Canepari, ha affermato quanto segue. Come scrive Sua Excelenza l'ambasciatore d'Italia nella Repubblica Dominicana, questo libro sul patrimonio culturale italiano nella Repubblica Dominicana è una opera per mettere in luce l'unione in la cultura condivisa che è stata creata nel corso dei secoli da italiani e dominicani. È soprattutto per me che questa opera costituisce un universo di bellezza e scorpete storiche e culturali che rafforzano i nostri vincoli e forgiano essenze e valori di solidarietà e fratellanza tra le nazioni e i loro rappresentanti. Grazie. Grazie. Grazie ambasciatore, grazie per le parole e anche per le parole che ha riportato. Grazie. È bravissimo per l'italiano. Diamo adesso la parola all'onorevole Fuzia Nextoli, che ci chiede gentilmente di poter intervenire perché i lavori dell'aula alla Camera richiedono la sua presenza. Grazie onorevole. L'onorevole è eletta nella ripartizione America Settentrionale e Centrale. Sì. Buongiorno a tutti. Saluto in primis i colleghi Porta e Giacobbe, saluto l'ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, Sua Eccellenza Raful Tejada, l'ambasciatore italiano a Santo Domingo, Sua Eccellenza Queirolo Palmas,
e il ministro consigliere Gina D'Alessandro Ricart. Voglio ringraziare anche il dottor Eugenio Marino per l'organizzazione e per questo gradito invito e soprattutto ringrazio il consigliere Canepari, ex ambasciatore, per parlare del suo libro L'eredità italiana nella Repubblica Dominicana, storia, architettura, economia e società. Mi consenta, signor ambasciatore, di ringraziarla per la sua attività quale rappresentante del nostro paese nella sua veste di diplomatico e anche per il lavoro che ha svolto negli Stati Uniti quando è stato console a Filadelfia e soprattutto per la divulgazione che ha promosso circa il contributo italiano allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Repubblica Dominicana. Il racconto di ricorrenze simboliche, fra le quali i 500 anni dell'arrivo del primo vescovo residente a Santo Domingo, Monsignor Alessandro Geraldini, al quale si deve la splendida cattedrale della città, la più antica in America, i 120 anni di relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Repubblica Dominicana dal 1844, passando per i 200 anni della nascita del fondatore della Marina Dominicana, Giovanni Battista Cambiaso, originario di Genova. Tutti personaggi che trovano spazio nel volume di Canepari e che mostrano, assieme a molte altre personalità italiane, tra cui agronomi come il Cifferi o diversi imprenditori, come la comunità italiana e quella dominicana, si sono integrate e hanno interagito, contribuendo a plasmare l'identità del paese. Del resto, il nonno di una diplomatica dominicana, Guido D'Alessandro Lombardi, è stato il progettista del Palazzo Nazionale Dominicano. Un testo quindi fondamentale per capire i rapporti tra i due paesi e il contributo italiano nella storia dominicana a partire dal grande Cristoforo Colombo, che era amico del vescovo Geraldini e diede nome a un'isola, Saona, della città Savona, luogo di origine di un suo compagno di scoperte. Fatemi esprimere quindi il compiacimento che sia stato proprio l'ambasciatore Canepari a insediarsi quale ambasciatore appunto alla riapertura della nostra sede diplomatica. Proprio questo suo lavoro ci dimostra l'importanza di mantenere vivo il legame diplomatico tra Roma e Santo Domingo, un rapporto antico alla base dell'attuale diplomazia. Infine, quale rappresentante degli italiani che vivono nella Repubblica Dominicana, ma anche come loro amica ed estimatrice, devo ricordare qui la loro dinamicità. Sono i nostri rappresentanti il fronte concreto e avamposto di una fruttuosa attività diplomatica, sia essa politica che culturale ed economica. Grazie quindi ad Andrea Canepari e a tutti coloro che hanno contribuito alla stesura di questo volume, che rimarrà certamente un punto di riferimento per chi vorrà conoscere il contributo degli italiani alla storia dominicana e quindi perché i nostri paesi sono così uniti. Grazie. Grazie, grazie mille. Allora, come detto, siamo qui per presentare il lavoro dell'ambasciatore Canepari. Il titolo del libro è L'eredità italiana in Repubblica Dominicana, storia, architettura, economia e società. Questo libro è una testimonianza ricca di un rapporto nato moltissimi anni fa e consolidato nel tempo. Questo libro è uno straordinario resoconto, un affresco di ciò che gli italiani hanno saputo fare nello spicchio di mondo rappresentato dalla Repubblica Dominicana. Colpisce la varietà dei contributi e delle competenze che arricchiscono il volume, così come la varietà delle storie narrate. 45 sono gli autori invitati a illustrare un lascito che getta una luce nuova sulla qualità dell'emigrazione italiana in America Latina. I protagonisti, come abbiamo sentito da chi mi ha preceduto, sono religiosi, militari, ingegneri, agronomi, scienziati, imprenditori, artisti e via, politici, giuristi, economisti, giornalisti. La lettura è davvero affascinante. Grazie al lavoro del consigliere e ambasciatore Andrea Canepari e alle sue approfondite ricerche d'archivio sono stati ricostruiti, come abbiamo sentito, 5 secoli di storia delle relazioni tra i due paesi. Ne esce accresciuta la nostra conoscenza della Repubblica Dominicana, ma ha valorizzato soprattutto il ruolo dell'Italia e la qualità della sua antica e più recente emigrazione. Un contributo volto alla consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che siamo stati, ma anche un esempio di come si può fare il mestiere dell'ambasciatore per costruire ponti e promuovere la reciproca conoscenza. Lascio la parola all'onorevole Porta,
grazie al quale siamo qui oggi, perché sua è l'iniziativa di questo incontro, e lo ringrazio se vuole fare il suo, se ci vuole fare il suo contributo. Sì, grazie, grazie Isabella, ringrazio anche te per questa disponibilità ancora una volta a seguire le iniziative degli italiani nel mondo che hanno bisogno oggi più che mai di tanta informazione professionalmente valida. Ringrazio la RAI, ringrazio ovviamente tutti gli organi di informazione che seguono direttamente o indirettamente, no, attraverso la web TV del Senato questo evento. Voglio ringrazio anche Eugenio Marino, che poi non risulta nella locandina, ma è stato uno degli artefici, se non il principale artefice di questa iniziativa, e ovviamente ringrazio l'ambasciatore Canepari perché ci ha dato questa bellissima opportunità, ci ha fatto questo bel regalo, e dirò qualcosa molto brevemente, ecco, metto da parte l'intervento anche perché voglio dare spazio, non ne abbiamo tantissimo, all'intervento dell'ambasciatore, all'illustrazione anche un po' più diretta del libro. Ringrazio ovviamente l'ambasciatore Tecati, rappresentante dell'ILA, che sempre segue con l'importanza che questa organizzazione ha, continuerà ad avere nelle relazioni italo-latinoamericane, i rapporti tra i nostri paesi. Saluto anch'io ovviamente affettuosamente, non solo formalmente, il senatore Giacobbe, con il quale ho avuto la fortuna di reincontrarmi qui al Senato, perché amici lo eravamo da prima, ma adesso condividiamo anche questa non semplice fase politica, ma lo facciamo con lo stesso entusiasmo che dall'Australia al Brasile ci accomuna. E saluto anche, permettetemi, c'è anche Fausto Longo, collega in questo momento eletto alla Camera, anche lui è stato qui senatore e tra l'altro collega di Francesco. Brevissimamente, allora, intanto dico che questo libro è, utilizzo le parole dello stesso autore, è veramente una sinfonia, è una sinfonia di italianità nella Repubblica Dominicana. Io direi che, ecco, prenderò a prestito questo termine, perché credo che noi avremmo bisogno di tante sinfonie, o di una grande sinfonia per propagandare, permettetemi così, il termine pubblicitario, l'esperienza, la vita, il vissuto degli italiani nel mondo a tutte le latitudini, a tutte le longitudini. Io ricordo con piacere il primo incontro qualche anno fa alla Camera con l'ambasciatore Canepari nel 2017, mi cercò lui, nonostante io fossi stato eletto in una ripartizione diversa sia da quella sua, al momento era mi pare console generale a Filadelfia, ma anche diversa da quella dove lui poi sarebbe andato come ambasciatore, riaprendo una sede che noi comunque in Parlamento, io allora ero presidente del Comitato Italiani nel Mondo della Camera, avevamo tanto fomentato e richiesto. Quindi un ricordo bellissimo, perché già allora notavo la curiosità rispetto all'esperienza degli italiani all'estero, l'entusiasmo e ovviamente una grande competenza. Il libro, io credo che questo libro, questa sinfonia sia veramente un prototipo che noi dovremmo prendere così a prestito, a riferimento, quando parliamo dell'importanza di divulgare maggiormente la cultura, la presenza delle nostre comunità nel mondo. Insieme al senatore Giacobbe abbiamo presentato qui al Senato, e speriamo, chissà, che in questo spicchio di legislatura ci sia anche la volontà per portare a termine una piccola iniziativa parlamentare molto importante per gli italiani all'estero, che è un progetto di legge che avevo già avuto la possibilità di redare alla Camera, sull'insegnamento multidisciplinare delle migrazioni, quindi della presenza italiana all'estero, ma anche delle tante presenze straniere in Italia. E
e questo è l'aspetto che voglio assimilare, diciamo, al libro, è un insegnamento multidisciplinare, perché la presenza italiana all'estero non è storia, è geografia, è architettura, è musica, è religione, è, se voi andate a vedere il libro dell'ambasciatore Canepari, tutte queste dimensioni sono parte integrante di un'unica storia. Questo succede a Santo Domingo, succede sicuramente in Australia, succede in Sud America, in Europa e nel resto del mondo. Questo insegnamento, tra l'altro, mi ha fatto molto piacere, qui abbiamo un grande disegnatore che è Fausto Longo, quando ha visto il fumetto che è stato redatto in lingua spagnola, ovviamente me ne ha subito rubato una copia, ma da quell'iniziativa io prendo anche un altro spunto. Ecco, quello è il tipo di cultura che noi dobbiamo anche saper trasferire ai giovani italiani innanzitutto, cioè portare anche con strumenti ovviamente molto più semplici, didattici e immediati, come il fumetto, questa storia, queste storie nelle nostre scuole. Allora io concludo con due riferimenti che ho riscontrato leggendole, tra l'altro, le bellissime premesse che sono state fatte al libro. Il primo, che un po' rafforza quello che dicevo prima, sono parole del Ministro della Cultura Dario Franceschini, che dice: se c'è consapevolezza di questa storia, di questa cultura nuova che si è creata grazie all'apporto di quella italiana, potranno nascere nuove opportunità di investimenti e di commercio. Esattamente questo è lo spirito, diciamo, del nostro impegno qui al Senato, della nostra proposta legislativa e del libro di Canepari, e lo dice benissimo Franceschini. Se non c'è conoscenza, è anche difficile fare promozione, è anche difficile fare internazionalizzazione. Quindi la conoscenza della collettività è grazie al libro, perché lo fa in maniera molto plastica, come presupposto dell'internazionalizzazione. E l'altro riferimento che mi dà l'opportunità anche di chiudere con un riferimento alla giornata di oggi qui al Senato è alle parole dell'ambasciatrice Cavallari, che oggi non è qui con noi, rappresentata dall'ambasciatore del Messico, che oggi direttore e segretario culturale dell'ILA, che chiudendo la sua presentazione dice: sarebbe bellissimo vedere scorrere sul grande schermo, adesso forse vedremo qualche piccola immagine, le storie di questo libro in una coproduzione italo-dominicana. Bene, oggi pomeriggio al Senato ratificheremo, e io con molto onore sarò relatore, l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica Dominicana. Chissà che il primo risultato di questo accordo sarà la produzione e l'edizione del libro, della quale sceneggiatura già l'ambasciatore Canepari ci ha fatto regalo. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille, senatore. Allora adesso diamo la parola al consigliere Canepari. Partiamo dal fatto che il libro ha avuto nel tempo diverse declinazioni, ha raggiunto così una platea vasta e ha raggiunto l'obiettivo che il lavoro dell'ambasciatore si era posto, ossia far conoscere al maggior numero di persone l'importanza dei rapporti e gli scambi culturali. Consigliere, ci dica lei che cosa ha pensato quando ha avviato questo lavoro importante, faticoso, completo e utile. Buongiorno a tutti. Tante sensazioni. Da tempo ormai conosco, ho il piacere di lavorare con le nostre collettività e ho visto quello che hanno portato nei vari paesi. Però, ecco, come citava il senatore Giacobbe, ogni tanto mi sentivo un po' un archeologo, perché effettivamente questo giacimento di italianità che veniva dalle nostre collettività che l'avevano portato, ma anche dagli amici dell'Italia, non necessariamente italiani, non era conosciuto. E quindi, come adesso citava il senatore Porta, ci vuole consapevolezza, ci vuole conoscenza per riportare alla luce, far rivivere e creare opportunità, creare ponti tra i paesi, non solamente la Repubblica Dominicana. Come parlava il senatore Giacobbe, c'è un'universalità di questi temi, o c'è bisogno di sinfonie, e infatti il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale sta facendo tanto per questo. Quindi, ecco, quando ho iniziato la mia missione,
ho pensato che fosse necessario impegnarsi per far conoscere a ogni livello della popolazione, dei ragazzini, agli studiosi, al grande pubblico. E sono molto grato, se mi permettete due parole, al senatore Porta per aver organizzato la giornata di oggi, la presentazione, al senatore Giacobbe, all'onorevole Nissoli, all'ambasciatore Jaime Nualarta di Ile, Antonella Cavallari, il caro amico l'ambasciatore Raful, Isabella Liberatori per questa presentazione, ma anche a tutti gli amici, dal collega l'ambasciatore Querolo Palmas a Eugenio Marino che ha promosso anche una collaborazione intellettuale con me dai tempi di Filadelfia, quando io partecipai alla presentazione di un suo bellissimo libro sull'emigrazione. Lì nacque anche una sintonia intellettuale sul bisogno di far conoscere. Ma anche tutti gli amici, da Assocamera Estero alla Dante Alighieri, imprese come Ghella che sono qui presenti, oppure università internazionali da Ginevra, UCLA, I'd like to say hi to our friends, professori Robin Darby e suo marito Andrew Rafter, che sono professori a UCLA, una delle più importanti università degli Stati Uniti, che sono qua oggi perché anche loro hanno contribuito poi a questo libro, alla sua edizione accademica americana. Perché questo libro, le storie della nostra collettività sono serie, non sempre sono prese con la serietà che meritano e che secondo me dovremmo tutti tenere a mente. Sono serie le nostre storie, sono serie le nostre collettività, è seria l'Italia, un paese di grandi prospettive, e quindi anche questo libro è serio. E le storie sono state raccontate anche e pubblicate da una casa editrice accademica statunitense, St. Joseph University Press, la principale in America Latina, proprio per dare dignità intellettuale anche a tutte queste storie. È un altro taglio che volevo condividere con voi, maggior lavoro ma credo maggiore interesse. Ecco, ne approfittavo, citavo alcune persone, con tante persone come col fotografo Andrea Vierucci, con cui abbiamo fatto moltissime iniziative, mostre virtuali, video, non ci siamo mai incontrati causa pandemia se non oggi. Quindi ecco, anche chiunque altro che è venuto qui a salutarmi oggi, vedo qui l'amico Gianfranco Fini, architetto, che è citato nel libro, perché da lui è ispirata uno dei principali complessi turistici della Repubblica Dominicana, è ispirato a Porto Rotondo, grazie a lui è citato nel libro. Ma ecco, se c'è qualunque altra persona che non ci siamo ancora conosciuti, ma è venuta, poi fatevi vivi alla fine, perché mi piacerebbe con questa occasione salutarvi. Ecco, questo è un po' un inizio. Quindi la dignità accademica, se ce ne fosse stato bisogno, è riuscito. Ma volevo chiederle, lei ha organizzato, frutto di questo lavoro, anche delle mostre interattive, come ci diceva, con le immagini, che anzi forse, se è possibile, sì, possiamo farle mandare mentre parliamo? Perché le immagini che illustrano questo tomo meraviglioso hanno un duplice è un video, se volete possiamo anche sentirlo questo video. È in italiano e poi passiamo. Sì. Allora, o le immagini, come ci dicano Giovanni dalla regia. Giovanni Battista Cambiaso Chiozzone. Un video su Cambiaso. Giovanni Battista Cambiaso Chiozzone nacque a Genova nel 1820. Arrivò giovanissimo a Santo Domingo, dove coltivò e mantenne uno stretto rapporto di amicizia con i principali membri della società segreta politica La Trinitaria, in particolare con il suo fondatore Juan Pablo Duarte. Cambiaso fu l'ideatore della prima flottiglia navale armata della Repubblica Dominicana, gettando le basi su cui in seguito fu fondata la Marina Dominicana. Per raggiungere il suo obiettivo, Cambiaso prese i suoi brigantini e golette privati, che erano usati per scopi commerciali, e li trasformò in navi da guerra. La neonata flottiglia navale, che impedì alle navi haitiane di servire come supporto al loro esercito di terra,
era al comando del generale Cambiaso della Marina Dominicana. Diciamo che le testimonianze ci sono. Lei è riuscito a far pubblicare anche il 48 capitoli del libro per una maggiore diffusione. Juan Bautista Cambiaso. Sul quotidiano locale, Juan Bautista Cambiaso Chiozzone nacque in Genova, Italia, nel 1800. Un italiano ha fondato il primo quotidiano a metà del 1800 a Santo Domingo, e quindi si cammina su quella scia. Come è riuscito a farsi dedicare 48 mezze pagine, che per chi conosce l'editoria sa che sono un patrimonio inestimabile, e arrivare quindi agli utenti, ai lettori, sia locali che italiani? Tutte queste iniziative sono naturalmente state promosse dal Ministero degli Affari Esteri nelle cornici delle iniziative di promozione integrata, cioè far vedere come da un lato culturale si può creare delle attività promozionali e presentare una rinnovata immagine dell'Italia. Questa è la premessa. Detto questo, la vastità di queste iniziative non poteva che essere portata avanti con sponsorizzazioni. Quindi la gran parte dei finanziamenti sono stati dati con entusiasmo da grandi gruppi mediatici, tra cui questo che stava citando Isabella Liberatori, che è la famiglia Pellerano, che sono arrivati 150 anni o sono in Repubblica Dominicana e hanno fondato il listindiario, cioè la piccola lista, era una lista di arrivi e partenze di navi, ed è diventato un quotidiano, è diventato un grande gruppo mediatico. E quindi questo perché è importante? Sia per far ricordare questa storia, ma anche per far vedere come gli italiani hanno creato le strutture identitarie e sociali che hanno permesso al paese di essere un paese non in via di sviluppo, ma il paese che è. E mi faceva piacere sentire prima dagli altri interventi, ecco, questa stessa storia poteva essere in Australia, avrebbe potuto essere scritta in tanti paesi, ed effettivamente sì, perché sono storie universali. Inoltre, come avete visto dal video, c'è stata una grande cura anche alle immagini, alcune le ha fatte il bravissimo Andrea Vierucci, tutte quelle che è in sala con noi, e tutti questi video, per far vedere non solo immagini della Repubblica Dominicana, ma anche immagini dell'Italia di oggi, da dove sono partiti questi emigranti. Questo per creare consapevolezza anche all'interno della collettività, che talvolta non è così consapevole, e creare consapevolezza anche e unità tra la nuova emigrazione e la vecchia emigrazione, che, capendo l'importanza di queste figure iconiche, possono creare modalità di integrarsi. Volevo tornare al fumetto, perché non dimenticando che appunto la conoscenza di solito si fa da giovanissimi, il consigliere ha scelto di declinare questo suo lavoro anche sotto forma di fumetto, e ne ha distribuite ben 265.000 copie in collaborazione con le chiese cattoliche. Ci dica come è andato questo esperimento. Sì, innanzitutto pensiamo che erano gli anni del Covid, quindi momento in cui le scuole erano chiuse, si cercavano anche nuovi strumenti di educazione. Allora abbiamo offerto questi fumetti, che sono molto seri, tratti dal libro, scientificamente accurati, rivisti anche da docenti universitari, per dare uno strumento educativo alle scuole. E il principale quotidiano del paese ne ha distribuite 240.000 copie, 35.000 copie sono state date tramite la conferenza episcopale alle scuole cattoliche, che le hanno utilizzate, e le scuole pubbliche invece sono state raggiunte con un programma capillare di strumenti digitali in spagnolo. Tutto questo è in spagnolo, in italiano, strumenti plurilingua, solo il libro è anche in inglese, per far conoscere e permettere ai ragazzi di appassionarsi. E si sono appassionati non solo gli italiani o gli italo-discendenti, ma anche gli amici dell'Italia. Il principale gruppo radio-televisivo e di proprietà, come sa il mio amico ambasciatore, anzi miei amici ambasciatori, Don Pepin Corripio, che è di origine spagnola, e tuttavia è stato il primo che mi ha messo a disposizione le sue televisioni, i suoi giornali, il suo gruppo mediatico, e diciamo, queste storie tramite l'italianità si presenta anche il paese in maniera diversa.
e si possono far nascere opportunità, come è stato detto, Camera di Commercio, ad esempio, che raggruppa adesso alcune delle famiglie che per Forbes sono tra le prime 10 per ricchezza dell'America Latina. E quindi queste riportarle a vedere l'Italia in maniera diversa. Tra le, i giovani, cioè tra la nuova immigrazione che lei citava e che si sta avvicinando o che guarda con interesse alla Repubblica Dominicana, la maggior parte sono spinti da, una, da iniziative imprenditoriali, sono soprattutto rivolte agli immobiliari e al turismo. Nella sua esperienza, insomma, fino a che lei è stato lì, possiamo essere orgogliosi di questi nuovi italiani, che i nuovi immigrati, o il loro approccio è un approccio di collaborativo con il paese che li accoglie? Ma certo, noi dobbiamo essere orgogliosi di tutti i nostri italiani in ogni declinazione. Parlo per questa esperienza, ma anche per altre esperienze che ho avuto in altri continenti, in altre parti del mondo. Tutti portano una voglia di fare, una voglia di migliorare. In casi come in questo portano tecnologia, esperienza nel settore agricolo, nel settore del turismo. Però ognuno conosce quello che porta al suo piccolo settore. Non si conosce mai, non si ascolta la sinfonia, non si vede l'affresco. E quindi è importante, sia tramite i fumetti, per chi vuole, tramite le mostre, ecco, guardate che belle queste immagini di questa mostra, che è stata esposta in 12 tra i musei più importanti della regione, università, c'è una bellissima mostra anche virtuale, ma anche in Italia, Venaria Reale, al Galata Museo del Mare, come preparazione della la mostra proprio preparatoria del Museo dell'Emigrazione Italiana di Genova, che poi è stata fondata, dove questi materiali sono nelle permanenti. Quindi ecco, questo è importante. Ecco, vedete che grande lavoro è stato fatto, e vorrei ringraziare mia moglie Roberta, che è qui con noi, perché è un grande lavoro di dettagli, di lavoro, di coordinamento, e lei mi ha veramente lei con passione mi ha aiutato in quest'opera. E sempre parlando, ecco, se posso uno spunto, certo, parlando dei nuovi italiani appena sono arrivato, qui si menzionava la riapertura della sede, non chiedevano certamente il libro, non chiedevano fumetti, chiedevano passaporti, chiedevano servizi consolari, chiedevano assistenza. Io sono arrivato con connazionali accampati per giornate davanti agli uffici allora fatiscenti dell'ambasciata per chiedere servizi. Tutto questo è stato cambiato, cioè parallelamente a queste iniziative, cioè il focus è stato dare servizi consolari, e il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale ha fatto un enorme sforzo che va riconosciuto da tutte le sue strutture interne, dal personale all'ispettorato, alla direzione geografica competente, al chi si occupa di italiani all'estero, chi si occupa di promozione, per far sì che la riapertura della sede, che sembrava un azzardo, fosse un successo come è stato. Il senatore Porta si ricorda come all'epoca ricevevano una o due interrogazioni parlamentari a settimana piuttosto infuocata. Cioè, alcuni vostri colleghi senatori mi grigliarono, se permettete l'espressione, prima di andare, in quel caso venni convocato qui in Senato e venni grigliato. Poi alla fine il vostro collega, ma non faccio nomi, mi disse: ma ambasciatore, forse adesso sono convinto che ce la faremo. E ce l'abbiamo fatta, ma non io, ce l'abbiamo fatta tutti, ce l'ha fatta il Ministero, ce l'ha fatto l'associazionismo, ce l'ha fatto il Parlamento, perché veramente ce l'hanno fatta gli italiani della Repubblica Dominicana, tutti hanno fatto una parte per far sì che la riapertura fosse un successo, che venissero dati i servizi consolari, ci fosse una sede degna dell'Italia, sobria ma funzionale. Sono contento di aver lasciato uno strumento che funziona al collega. Ecco, quindi credo che questo sia importante. Visto che ho menzionato il collega che mi ha fatto questa bellissima sorpresa di essere qui, mi dice che magari mi avevi condiviso anche qualche
qualche tua così riflessione sull'importanza anche di come è stato visto il libro anche adesso dalla comunità, ma soprattutto mi dicevi dall'ambasciatore spagnolo. Non so se vuoi condividere con Prego. Noi, visto che abbiamo avuto una sorpresa. Grazie Andrea. Prima di dare la parola all'ambasciatore, però io devo scusarmi che ho peccato nel non dargli il benvenuto al Senato per due motivi: non solo perché Sua Eccellenza l'ambasciatore nella Repubblica Dominicana, ma io ho avuto la fortuna di collaborare con l'ambasciatore Criollo Palmas quando era console generale a Sydney, e posso assicurarvi che abbiamo una classe di diplomatici eccellenti, però nei suoi confronti c'è una grande stima. Nello stesso tempo volevo dare anche il benvenuto all'onorevole Longo, che nella scorsa legislatura ho condiviso per 5 anni qui al Senato. Quindi benvenuto ambasciatore, e con tutto l'affetto che abbiamo in Senato nei confronti dell'esperienza in comune in Australia. Grazie Andrea, grazie a tutti, grazie senatore. Non solo per dire, almeno in questa sala è chiaro a tutti quanto sia importante il contributo dell'Italia all'estero per l'Italia. Fuori da questa sala forse vorremmo che fosse, dico che la consapevolezza fosse ancora più estesa, ma qui oggi questo lo capiamo tutti. Però volevo così contribuire con una spigolatura, con un aneddoto, su quanto è stata importante la mappatura fatta da Andrea, dall'ambasciata d'Italia, su l'eredità italiana a Santo Domingo. L'ha detto naturalmente anche meglio l'ambasciatore Raful, ma un solo episodio tanto per darvi la misura. Ecco, quando questo libro è circolato, il commento di Don Pepin Corripio, l'hai citato opportunamente Andrea, Pepin Corripio, tanto per fare così le giuste proporzioni, poi Francesco aveva fatto il parallelo con l'Australia, quando parla lui a Santo Domingo è, come dire, la voce della ispanità, no? Il lato spagnolo della tradizione locale, come se parlassero a Sydney e Francesco i fondatori del Sydney Morning Herald, no? E quando ha visto questo libro ha detto a suo figlio: questo è davvero un bel libro, noi non ce l'abbiamo, noi riferito agli spagnoli, quando ce l'avremo dovrà essere di qualità almeno pari a questo. Bene, sapete che cosa è successo nel frattempo? Un mese fa l'ambasciatore spagnolo attuale a Santo Domingo ha annunciato l'inizio dei lavori per il libro spagnolo sull'eredità loro in Repubblica Dominicana. Quindi questo è come dire, l'importanza di questa attività nel contesto locale. E mi auguro, siccome è andato tutto esaurito, che sarà possibile in qualche modo provvedere a una riedizione della parte quella accademica, ma anche della parte fumetti, che è uno strumento divulgativo la cui capacità non sfugge a nessuno. Solo questo, grazie Andrea. Grazie a lei. E, senz'altro la declinazione dei fumetti secondo me sarà anche utile e utilizzabile nei social, che sono comunque uno strumento assolutamente agile. Ma infatti anche sui social è stata fatta un'azione con mezzi di comunicazione, università, scuole di ogni grado, proprio per raggiungere ogni declinazione della società. Se l'ambasciatore Raful, che è stato ministro della cultura, ha fatto vedere l'importanza anche culturale, scientifica, c'è però una serie di curiosità, di rapporti, di idee che trascendono poi e credo ci ispirino tutti. Voglio tornare, poi forse ci dobbiamo avvicinare alle conclusioni, ma volevo tornare a una sua definizione, Ponte Vivo, che ha citato quando illustrava le immagini che il fotografo, l'artista Andrea, tra l'altro protagonista di una vicenda terribile, perché ha partecipato alla costruzione di questo progetto dalle origini nel momento in cui doveva partire per andare a Santo Domingo e realizzare le immagini locali,
il Covid glielo ha impedito, quindi lui ha pianto fortemente in Italia e ha seguito. Ma è andata meglio. È andata meglio perché si è evitato il viaggio. Però abbiamo rafforzato questa idea, che secondo me è molto forte, di creare un matrimonio tra immagini non solo locali, ma immagini, immagini dell'Italia, da dove sono partite queste persone. Certe volte se uno vede i luoghi capisce. E serve non solo per attrazione del turismo, che è, insomma, il nostro mestiere come diplomatici. Attrazione del turismo non necessariamente di persone di origine italiana o della collettività, ma in generale di amici dell'Italia o di persone che, vedendo delle immagini splendide, dicono: ma anch'io voglio visitarle. E quindi, ecco, questa è stata una delle opportunità. Poi vedo amici anche di tante altre università, vedo Temple University Press, con cui faremo una mostra sull'eredità italiana a Filadelfia invece nei prossimi a settembre, anzi siete tutti invitati, inaugurazione il 13 settembre nel campus romano di Temple University Press, o l'amica dell'aiuto dell'American University of Rome, con cui pure collaboriamo. Ecco, vediamo tre università, poi c'è, cioè, UCLA, tre università americane, una di Ginevra. Quindi, ecco, far vedere come, perché i ponti, perché nelle università ci sono giovani, e quindi giovani che portano esperienza, che imparano. Vedete queste immagini della copertina, la cupola fatta da Guido D'Alessandro, che è ingegnere italiano che ha portato, che si è fatto ispirare da San Pietro. Quindi ponte non solo in termini architettonico, ma tramite le strutture anche sociali, quindi l'istruzione, camera di commercio, le conoscenze agricole. Ecco che la nostra collettività crea opportunità per loro, per noi, per il paese e per il mondo. Quindi è questo che è importante, che ci sia consapevolezza per creare appunto opportunità. Poi diciamo che la costruzione di ponti vivi rafforza l'amicizia, e l'amicizia allontana la guerra, e diciamo mai come in questo momento ne abbiamo bisogno. Io sottolineo il fatto che il ruolo del Ministero degli Esteri, della rete consolare, degli istituti di cultura non è solo quello di fornire un servizio ai cittadini italiani, ma di sostenere e promuovere il benessere della comunità, favorendone l'integrazione nel mantenimento delle specificità culturali. Possiamo dire che nella Repubblica Dominicana l'obiettivo, grazie anche al contributo del consigliere, è stato raggiunto. Direi tramite il contributo di tutti, veramente del Ministero degli Affari Esteri, che si è impegnato con serietà, determinazione. Veramente è stata un'altra operazione sinfonica o corale, perché tutto andasse bene, e così è stato. Ma anche veramente della collettività, delle imprese, delle istituzioni, dell'associazionismo. Tutti poi si sono appassionati, perché quando poi c'è serietà, cioè, si vede lavoro. Don Pepin Corripio si è appassionato per il lavoro, perché è un signore di 90 anni che lavora 12-15 ore al giorno. È uno che è arrivato determinato, ha creato questa cosa. Lui infatti me lo diceva: vorrei che tanto anche gli altri facessero delle opere, delle attività che fanno conoscere, perché ovviamente come uomo d'affari non può che apprezzare. La stampa ha dato anche un grande contributo, e ringrazio veramente tutti gli amici giornalisti presenti oggi, perché queste storie, è bellissimo quello che ci siamo detti qui, ma va fatto conoscere. Certo. Va fatto apprezzare, perché questa consapevolezza credo davvero serve a tutti. Quindi, oltre agli organizzatori, appunto come Eugenio Marino, che ringrazio tantissimo, Antonino Musso, ma veramente anche la stampa è importante, perché se ce le diciamo solo tra di noi ce le siamo dette, ma è bene che questi contenuti, ho visto l'esperienza sia negli Stati Uniti che in Repubblica Dominicana,
si crea entusiasmo e l'entusiasmo aiuta. Passaparola. Io posso portare una piccolissima testimonianza, sono tantissimi anni che con la nostra, con l'agenzia con cui lavoro ci occupiamo della presenza italiana nel mondo, e se fino a qualche anno fa la parola immigrato, migrante nella stampa italiana era legata a eventi insomma o di cronaca nera o eventi insomma negativi o comunque marginali, io che proprio perché mi occupo di questo settore per l'agenzia faccio la rassegna stampa la mattina, un po' perché so funziona, e quindi noto che da qualche tempo sui giornali italiani, tutti, quindi la stampa nazionale e i giornali locali, ci sono almeno 10-12 notizie ogni giorno di quello che gli italiani, l'italianità fanno nel mondo. Devo dire, tanto la fa anche la Dante Alighieri, che è scintillante di iniziative, ma le ambasciate, gli istituti di cultura, gli italiani, gli imprenditori, insomma, e la cultura riescono a far sì che ogni giorno sulla stampa italiana adesso ci sia la parola emigrato, Italia, comunità italiana, cultura, istituto, fisso. Anche gemellaggio è una delle parole chiavi che ci consente, uno strumento che consente alle nostre città di rafforzare dei rapporti. L'ultima domanda, poi chiudiamo. Tremo per la moglie, qual è il suo prossimo impegno? Per il momento far conoscere queste storie. Comunque ci sarà adesso, appunto, stavo parlando di tanti amici, anche rettori di principali università di questo paese mi hanno chiesto di far conoscere queste storie, e anche negli Stati Uniti ci sono varie università. Faremo una mostra fotografica con la Temple University Roma, tratta dal libro di Filadelfia, di cui sta per uscire anche l'edizione italiana con Treccani, quindi di nuovo per far vedere come queste storie devono essere raccontate, e credo che siano strumenti importanti. Prima citava la Dante, con Dante abbiamo fatto un corso, la Dante era scomparsa insieme a tante altre istituzioni dell'italianità dalla Repubblica Dominicana, abbiamo fatto un corso virtuale grazie a loro, infatti ringrazio di essere in sala, ma anche di aver creato questo corso che ha avuto un grande successo. Quindi ci vediamo a settembre per presentare la prossima fatica del consigliere e della signora. E della voce, certo, del lavoro di famiglia. Grazie. Grazie a lei. Grazie a voi. Grazie a lei.